Si chiude con un pareggio il tris di gare in 7 giorni per la Paganese, iniziate domenica scorsa con una sconfitta a Foligno, proseguite mercoledì con un pareggio in casa con la Juve Stabia. Buona tutto sommato la prestazione sul piano del gioco, dell'intensità della Paganese, manca come sempre la finalizzazione. Alla fine il Marcianise poteva anche vincere la partita, una Paganese che è terminato in 10 il proprio incontro per l'espulsione di Imparato, una gara che ha visto l'assenza dei gruppi organizzati a sostegno degli azzurri pre-protesta contro la mancata apertura ancora della curva nord. E per fatti commessi all'esterno dell'impianto sportivo in luoghi o tempi diversi da... Mister Capuano deve rinunciare a Chiavaro per un problema intestinale mentre recupera in difesa il capitano De Giosa ed Imparato assenti per squalifica nel derby con la Juve Stabia. Di contro Mister Fusi deve rinunciare per squalifica invece a Piscitelli. Parte la gara, come detto, senza l'apporto dei gruppi ultras e al secondo minuto subito si fa vedere il Marcianise dalla parte di Pantanelli, cross dalla sinistra, Romano impegna a terra il numero 1 azzurro stellato. Al quinto risponde la Paganese con un cross dalla sinistra di Fanasca in penale e Berardi a tentare il colpo ma non inquadra lo specchio della porta. Al settimo spinge sull'acceleratore la Paganese, calcio d'angolo battuto da Esposito che scambia con De Giosa, ottimo il ritorno del capitano per l'ex stabiese che defilato mette il pallone al lato. Una Paganese che manovra bene, mantiene il campo con disinvoltura, un Marcianise ordinato e che non dà pensieri però alla Paganese. Ci prova nel finale la squadra azzurra al 44esimo con Berardi che con un tacco recupera la palla sull'out di sinistra, Esposito apre per il corridoio nell'area del Marcianise, Fanasca si inserisce ma sul più bello viene contratto davanti al portiere Fumagalli. Si va negli spogliatoi con mister Capuano che attua un doppio cambio, fuori Raci e Cucciniello, opaca la prova del calciatore ex Perugia. Per Capodaglio e proprio Capodaglio al sesto minuto all'occasione sul suo sinistro che però schiaccia a terra la conclusione, il pallone che termina sul fondo. Al nono azione manovrata, Fanasco Esposito, Lasagna tocca ancora per Capodaglio, sinistro pulito questa volta ma al lato. La Paganese ha il suo migliore momento proprio in questo avvio di ripresa al 12esimo. Dopo una lunga sgroppata di Fanasca, fallo sull'ex calciatore della Pistoiese, ci prova De Giosa, il capitano però trova sulla sua corsia la traversa a negargli, gol del vantaggio. È una Paganese che spinge di gran carriera mentre il Marcianise riesce a ribattere colpo su colpo, una Paganese purtroppo evanescente negli ultimi 16 metri che si complica la vita al 39esimo quando Imparato riceve il secondo giallo per aver applaudito una decisione dell'arbitro, il direttore di gara il signor Meli di Parma. Paganese in 10 e che subisce il ritorno del Marcianise che nei 2 minuti di recupero tra il 47 e il 49esimo tende il colpo del KO al 47esimo e dell'avventura a trovarsi solo davanti a Pantanelli smarcato in aria, spreca così dinanzi al numero 1 azzurro. Al 49esimo però è lo stesso Pantanelli a fare gli straordinari e deviare sul palo il tiro di Pozziello. Termina 0-0 e Paganese che rimanda ancora la vittoria nel 2009, l'occasione per lunedì prossimo in diretta su RaiSat con la trasferta di Pistoia.